Patio Museo della Fotografia, del mondo contadino e delle nostre radici. Il Museo di Arte Contemporanea che io vorrei fare, dove potrei collocare anche la mia collezione di 100 opere di artisti belgi, potrebbe essere questa. Il Portego ha creduto a questa iniziativa della fotografia e della pittura, quindi qua andremo a fare un museo di arte contemporanea. Non ce ne sono tanti in giro. Stasera con la mostra del nostro Giuseppe Pasqualetto e la benedizione di Don Roberto, volevo proprio iniziare con questa positiva, la pittura e la grafica e specialmente al disegno. Quello che vedete qua, quelle opere che vedete qua oggi, sono i disegni. Noi abbiamo voluto partire con il disegno, con queste mostre di pittura. Il colore lo lasciamo alla fine. Il colore è emozione, il colore è vibrazione, il colore è sentimento. Mostre importanti, fra cui Venezia, Napoli, Verona, Assisi, Gubbio, Palermo, Rio de Janeiro, Parigi, New York. Quindi Pasqualetto non è un artista di casa nostra soltanto o solo Veneto, è un artista internazionale. E questo libro di Venezia, proprio 300 artisti, è come il manifesto sul futurismo di Marinetti. È il manifesto della realtà veneta, della storia veneta e della ricerca storica d'ambiente. Grazie di questa completa presentazione che ha fatto il professor Izzetto di me. Non so se merito tanto. Creare non significa per me ti faccio il ritratto. Lo vedevo una cosa banale, perché nei miei quadri io cerco di mettere l'interlocutore, la persona che guarda il quadro, deve, a mio parere modesto, immedesimarsi nella scena, e perché cerco di ricreare una situazione, un momento. Buon appetito a tutti. E grazie ancora al professor Izzetto. Bravissimo! Salve, tu sei grande. Salute. America, dal vivo, e mi sono fermato e ci siamo conosciuti. Che era volta dalla corsa quel periodo lì, no? La pizza era bello per scontare. Che ho fatto un amico che mi ha seguito e che ho seguito in tanti giri per il Veneto. Ed è un esponente più significativo del gruppo dei pittori di San Martino. È l'inizio di questa carrellata di pittori che andranno a fare le mostre qui dentro. Questo diploma è della Fondazione Morosinotti di Cuttarolo. Per gli artisti, per chi ospita le opere d'arte, andiamo a Valentino, vediamo la foto dove possiamo farla, Valentino del Portego. Per i piatti caratteristici di questa cucina, uno che dall'altra parte. Bello con l'attestato. Allora, complimenti, è un bel locale questo. Lei è venuto a Fusaro, sacerdote veneziano,
che è stato uno tra i 10 scrittori italiani che ha scritto un numero cospicuo di libri, ma la sua genialità che di ogni libro ha fatto una sintesi. I testi devono essere dati gratuitamente, perciò non sono dell'associazione che porta il suo nome, sono della collettività e sono anche vostri. Ma io lo devo dire perché non sapevo. Vorrei dire solo una cosa, velocissima. Il qui presente è Fiorenzo Zezzero, maestro illustre. Lo facciamo un applauso. Quindi Giuseppe ha voluto dedicare un'opera a questo grande arciprete che ha amato gli animali, vedete? Cioè, anche l'artista, quando dedica un'opera a un altro artista, lascia alla storia qualcosa di importante. Quindi, quando voi farete dei quadri, fateli sempre pensando di lasciare qualcosa per l'umanità. Io, quando ho fatto questo mio libro di artisti, ho voluto lasciare qualcosa di importante. I soldi li lasciamo qua, no. Le opere restano e anche gli esempi che abbiamo dato.